in questa nuova puntata di Una Mela al Giorno, il programma di Cusano Italia TV dedicato alla salute e al benessere. Oggi ci, ci concentreremo più sul benessere, il fronte dell'alimentazione, che è importantissimo in questo periodo, visto che ci stiamo avvicinando anche alle vacanze di Natale. Ne approfitto per salutare il mio amico Willy, che ogni tanto insomma, ritorna nelle mie melette che facciamo insomma, quotidianamente. Parleremo oggi di come sia utile prepararci al cenone di Natale. Che sì, naturalmente non dobbiamo rinunciare al gusto, ehm, alla convivialità, perché sempre rispettando le norme anti-Covid è importantissimo. Insomma, lo ricordiamo: questo Natale non sarà magari come gli altri a cui siamo abituati, però può essere migliore, per esempio, di quello precedente, grazie anche alla vaccinazione. Come sarà questo Natale dal punto di vista alimentare? Quali i consigli più utili per non rinunciare al gusto, ma allo stesso tempo anche per avere un'alimentazione che sia sempre più ecosostenibile, quindi che non si sprechi naturalmente niente e si arrivi anche a quello che è un'alimentazione che guarda all'ambiente, una sfida insomma green che... Sicuramente dobbiamo prendere prima o poi, non possiamo essere indifferenti. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi che è ritornato a trovarci, il dottor Mauro Mario Mariani, medico, mangiologo come ama definirsi e docente anche dell'Unicusano. Benvenuto. Ciao Roberta, un saluto a tutti i nostri telespettatori, è sempre un piacere condividere con te questi momenti. Mauro, come sarà secondo te questo cenone di Natale? Un cenone che magari non deve rinunciare al gusto ma senza naturalmente cedere? Il cenone di Natale è il cenone di Natale, è la festa delle feste. Eh, nella dieta mediterranea c'è la regola, c'è il cibo della domenica e c'è la festa. E il Natale in tutto questo è assolutamente la festa più bella. Quindi io non entrerò specificamente nella sera della vigilia e nel pranzo di Natale. Eh, voglio però eh, soltanto sottolineare riguardo questi due pasti, magari introduciamo una bella insalata colorata con dei frutti di bosco, delle belle arance che arrivano dalla nostra Sicilia per colorare già da subito questa festa con un piatto che ci dà Quell'effetto di, tra virgolette, coprirci un po' dall'eccesso di calorie che andremo a fare, perché tra le tante virtù di mangiare crudité, un'insalata prima di un pasto, c'è cioè quella di mettere un tappeto verde che seleziona un po' poi gli accessi nel nostro corpo, al nostro intestino. Quindi premesso questo che non voglio toccare con penna né rossa né blu i menù tradizionali di ogni famiglia andiamo al da farsi che è qualcosa in più del da farsi quotidiano, ovvero il nostro organismo è stato nei secoli dei secoli, io dico sempre questo inciso quando non c'era il frigorifero e vivevamo prettamente di un lavoro fatto di agricoltura e di artigianato, eh, non voglio essere troppo romantico e andare nei giorni più lontani, però ti dico, prima degli anni 60, prima di una rivoluzione industriale che ha portato il frigorifero in casa, ha portato man mano l'industria a occuparsi di cibo, prima non lo faceva Roberta, cioè prima un prosciutto o tu lo facevi con il tuo amico contadino che ti allevava questo maiale per due anni oppure questo prosciutto non lo mangiavi. Quindi, al di là di questi déjà vu, che sono però molto mediterranei, ti dico che oggi è importante anche abbinare il benessere personale e ne abbiamo tanto bisogno di stare bene, di avere le difese immunitarie attive con questo bel arancio che vedo degli agrumi di Sicilia. Ecco, quanto è importante Quindi, per il sistema immunitario anche? Tutto quello che è arancione, facciamola facile, viviamo a colori, e il buon Dio nella nostra bella Italia ci dà tanto arancione dal nord al sud in questi mesi freddissimi, perché ci dà la zucca al nord e gli agrumi al sud. E se noi riusciamo a combinare queste meraviglie, oltre che tanti beta carotenoidi, che sono i precursori della vitamina A, che è quella immunomodulante, immunostimolante, quella che innesca le difese quando qualcuno non bussa il nostro corpo ma cerca di entrare in maniera fraudolenta. Questi sono i virus, ma non dimentichiamo anche i batteri. Quindi facciamo molta attenzione, soprattutto in questo periodo, perché sappiamo che chi poi si va a complicare la situazione, non tanto, se è stata una grande discussione, vi ho seguito anche voi, avete aperto questo dibattito sui numeri, no? per o con quel virus, ci sono stati tanti decessi. L'evidenza che il virus c'è, c'è stato, ma l'evidenza dice anche che circa l'85% dei decessi avevano tre malattie metaboliche, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia e questo porta a scompensi cardiaci e altre malattie degenerative. Quindi Grazie al vostro spazio, perché è uno spazio dedicato e uno riesce a dire le cose. Ribadisco e sottolineo l'importanza di andare oltre i rimedi, oltre le staccionate, ma mettere gli eserciti dentro di noi che non facciano entrare nessun tipo di eh, reagenti avversi, virus e eh. batteri. E l'arancio proprio, viva l'arancio, viva l'arancione! E è tanta roba, è tanta roba in questo. Il potere dei beta carotenoidi viene solo sottolineato dalla, dalle aziende di Solari di mangiare albicocche e pesche d'estate per aumentare la bronzatura. Ma andiamo oltre questo: è molto importante mangiare. Vado al pratico: quattro sì. mandarini al giorno e una premuta con due arance. Quindi questa è la portata delle tasche di tutti non è un impegno neanche nel preparare queste cose quindi però se noi diamo una cascata antiossidante trasversale anche di vitamina C che è presente negli agrumi eh, e tanti benefici ulteriori noi riusciamo ad essere in grado di difenderci quindi fare questi spuntini anche con la frutta secca fra colazione pranzo e pranzo e cena ma della quantità di un pugno. Il pugno stretto sono 15-20 grammi di frutta secca sono 4, 5, 6 mm. noci, 7-8 mandorle. Quindi, purtroppo l'abitudine, chi mangia queste cose ne mangia pugnoni: 20-30, no? Eh, quella bustina da 100 grammi la fa sparire. Invece, no, bisogna imparare a mangiare poco e spesso, proprio certo. per portare i nutrienti in condizione di aprire quella toppa con la giusta chiave, perché se la chiave è troppo grande non riesce ad entrare. E allora se noi riformiamo di difesa il nostro organismo in maniera costante, eh, frequente, ma soprattutto assoluta, riusciamo ad essere in grado di generare il termine più bello che ci sia, Roberta, che è salutogenesi. Si parla troppo di malattia, troppo di morte, e ovvio che non si può fare sconti al quotidiano alla realtà no però in tutto questo programmi come il tuo riescono a dare quella sollecitazione per capire come orientarsi perché ci vuole proprio una bussola oggi in un supermercato o in queste scene aziendali perché benedico con un segno della croce perché è finito il tempo e vengo all'argomento che ci sta a cuore l'ecosostenibilità di mangiare quattro zampe impunemente, maiali, derivati del maiale, agnelli, arrosti vari, abbatti, mm. manzo, sughi vari, bistecche, tutto questo. Ti dico, guarda, diamo proprio dei concetti alle persone, perché poi Roma, domani mattina ci sarò, è il mio venerdì romano, eh, è una città che soffre molto di inquinamento, no? E quindi spesso si prendono anche dei provvedimenti severi per le auto. E allora calcola che 220 grammi di bistecca, quindi una, una porzione regolare, diciamo, né residua né importante, sono 15 km di un vecchio diesel. Quindi c'è uno... Una, per portare su, sulla tavola quel piatto si genera anidride carbonica come 15 km di un diesel. Questo moltiplichiamolo, no? Per tutti gli hamburger che vengono sfornati e quant'altro. Quindi oltre ad avere... Un impatto diretto sulla nostra salute, certo. a cominciare da, dalla cottura di questi cibi che spesso vengono fatti alla brace. Quindi non facciamo gli strutti perché abbiamo visto che poi la natura si ribella. Assolutamente, e quindi Mauro. Bisogna capire anche la miglior via di cottura di questi cibi. Assolutamente, un'alimentazione ecosostenibile è importante, insomma è giusto che tu ne abbia fatto anche riferimento, anche dove ci vuole sempre ecco, l'equilibrio. Ti voglio far vedere un video. Che riguarda un'altra ricerca, perché non è che abbiamo moltissimo tempo insieme quindi volevo focalizzarmi anche su altri punti. Questa ricerca mette in evidenza quanto, per esempio, lo schermo e la televisione possano influenzare il bambino nella corretta alimentazione. Vi faccio vedere questo video e poi ne parliamo insieme. di questo video e mostrarlo a tutti i nostri telespettatori in modo perché secondo diverse ricerche, anche recenti, si sta notando e si sta registrando un aumento dei disturbi alimentari soprattutto tra i più giovani. Questo può essere naturalmente derivato anche dalle abitudini che uno poi ha eh, fin da bambino. Non bisogna solo imputare la pandemia, sicuramente c'è stato un aumento dei disturbi alimentari nella pandemia, però è un problema un po' più atavico. È un problema di gestione risorse, no? Eh, spesso questi ragazzi vengono già molto piccoli, già alle scuole elementari. Eh, spesso viene detto: è eh, grande, può star da solo. E quindi quando un bambino poi sta da solo, si autogestisce, eh, finisce a fare quelle due cose: eh, videogiochi e televisore. E questo prezioso lo studio fatto dai colleghi spagnoli. Porta proprio a, a stimolare eh, tutto quello che viene fuori eh, dalle pubblicità e quant'altro. E quindi diventa proprio uno stile di vita dove eh, poi c'è l'inattività. Io eh, da, da vent'anni, pensa vent'anni fa, feci questo progetto più movimento meno merendine no? eh, di riuscire proprio a stimolare con uno slogan eh, le persone, i genitori. Ad entrare in maniera efficace nelle regole, perché qui è questione di regola, secondo me, e di metodo, perché ci sono dei cibi che fanno molto male, è evidente che facciano molto male. Sono i cibi confezionati, sono quelli che si scartano, che non vanno banditi o aboliti a priori. I genitori devono essere in grado di selezionare e leggere le etichette. Oltre a tornare, un argomento che te lo lancio lì. Vorrei fare con te il prossimo anno, iniziarcelo. Sono le merende di questi bambini, appunto. Ah. no Qu Come mangiare? Eh, perché poi eh, questa colazione da re che i ragazzi non fanno neanche da, dal più povero dei poveri, tendono a scappare e fuggire. A scuola mangiano eh, merendine e, e quant'altro, poi a pranzo mangiano questo piattone eh, di pasta per compensare e eh, diventa. Un carico glicemico dopo un momento troppo lungo di attesa di nutrienti. Quindi ci vuole una logica dell'alimentazione, poi se anche biologica ben venga, però ridare i giusti criteri, i giusti canoni ai micronutrienti, minerali e vitamine che cercheremo appunto nella frutta mangiata a piccole dosi lontano dai pasti. La quantità di un mandarino o di un kiwi è ideale. Iniziare i pasti con un'insalata e mangiare in maniera equilibrata carboidrati, grassi e proteine, macronutrienti, quindi Vado oggi. Eh, Mauro, eh, ti, ti, ti fermo un attimo perché hai toccato un punto fondamentale, quello delle merende non confezionate. Tu pensa che eh, ad oggi, a causa del Covid, i genitori non possono dare al bambino, che ne so, la frutta sfusa eh, oppure eh, un panino magari anche confezionato da casa. Devono per forza dare già merende confezionate, chiuse. Quindi anche questo crea naturalmente un problema. Questo è drammatico. Questa è una delle cose che non mi piacciono di questo periodo troppo lungo, le stupide proibizioni che si rivelano poi anche inutili perché mi assumo oneri e onori. Di mettere io in una busta quello che do a mio figlio, basta che non lo dà a un altro e qui c'è il controllo dell'insegnante. Quindi tutto questo a pensare male. Eh, si fa subito ma si fa bene diceva un noto senatore della repubblica tutto questo è dettato da un interesse dell'industria che è spietato verso tutto il mondo dei ragazzi non dimentichiamo che i giochi della gioventù del CONI che le olimpiadi che i campionati di calcio europei e mondiali sono sponsorizzate dalle major delle merendine e delle bibite gasate. Quindi di cosa stiamo parlando se il mondo porta in quella direzione? Quindi sta ai singoli genitori capire e agire, facendo cosa? Going back to my root, tornando alle nostre tradizioni. E io dico sempre: sono tradizioni da tramandare. Quindi questo pane e olio che ci ha unto la maglietta da ragazzini. Perché poi provavamo a farcelo anche da soli. Dove sta? Ci sono questi cibi, queste merende nelle tavole dei bambini? O pane e marmellata? C'è uno sguarnimento di marmellate e confetture di frutta certo. nelle dispense delle famiglie. Perché poi è più facile prendere quel 4% di quella merendina che dice che è con marmellata alle arance, ma è una quantità irrisoria. E quindi ci vuole un po' di. Sacrificio, sacer specie, cosa sacra nel cercare gli ingredienti e di prepararli il più possibile ai nostri figli. Voglio mostrare anche un altro video che è questo iconico toy store di New York che offre una notte magica a una fortunata famiglia. Era carino altrimenti da farlo vedere per ristorare un po' anche quella che è l'aria natalizia di questo periodo. Guardiamo. Sarebbe bello, naturalmente, riuscire a riportare un po' di questa bellaria eh, natalizia, Mauro. Eh, in questo momento pandemico che stiamo vivendo, dove c'è anche lo spetto della variante Omicron, che cosa ti senti di consigliare, naturalmente, agli italiani? Vero Natale della tradizione che è in famiglia. Hanno scippato pure i cappelletti fatti in casa perché il ristoratore si è proposto, seducendo tante famiglie, di andare fuori anche alla vigilia di Natale. A Natale io, tu lo sai, io abito in provincia, pretendo di, di viverci. Ci ho fatto crescere i miei figli, la missione con loro è compiuta, ma voglio continuare a fare questa mia vita. Gitana, no? I, ieri ero in Trentino Alto Adige a registrare Linea Bianca per la RAI. Domani sarò a Roma, ma la base è sempre a Scoli Piceno, con le sue tradizioni, con i suoi cibi semplici, con gli affetti più cari. Quindi, dove mi trovo ora è proprio il salone di casa mia. Dove saremo in dieci con i miei suoceri e i miei cognati a festeggiare sia la vigilia che il giorno di Natale. Questi sono momenti preziosi, allora prendiamo il bello dai momenti particolari, non li voglio chiamare neanche brutti, cerchiamo di recuperare anche con piatti semplici, non è che bisogna. Stare a fare mille cose, proprio il piacere di stare a casa, di farsi una tombola, di farsi un mercante in fiera, giocandosi magari i soldi del Monopoli, no? Proprio che di piacere di stare ora intorno a una tavola e ricreare proprio il convivio, il convivere, lo stare assieme con le persone più care. Allora, questo è il senso vero del Natale che quindi il destino ci riporta obbligatoriamente a ritrovarci così non è un momento negativo, assolutamente, è un momento di stimolo affinché anche queste famiglie tornino ad essere più unite. Assolutamente. Eh, ti chiedo naturalmente quanto sia fondamentale, visto che abbiamo parlato di dieta, abbiamo parlato eh, naturalmente anche di dieta mediterranea, in questo momento recuperare e valorizzare la dieta mediterranea, facendola conoscere sempre meglio ai nostri giovani. È la dieta più salutare che ci sia, è la dieta che prevede almeno al 50% l'utilizzo di verdura e frutta nella giornata. Non dimentichiamolo. E la, la verdura non sono patate arrosto o peggio fritte, la verdura è roba colorata, verde, gialla, rossa, blu. Pensiamo a un radicchio tardivo rosso trevigiano, no? Con tutti i suoi polifenoli. Pensiamo a una bella insalata con tutti i suoi nutrienti a cominciare della vitamina C che non è poca 10 milligrammi per 100 grammi di insalata ancora ci sono i pomodori gamone pachino che vengono dalla Sicilia sfruttiamo visto che, che ce li portano ma cerchiamo poi di capire anche lì ma tutti insieme intorno a un tavolo quanto sia così necessario mangiare avocado che è un cibo che amo e consiglio anche ai miei pazienti visto che oggi lo troviamo in tutti i negozi di frutta e verdura, però non dimentichiamo i chilometri di aereo che fanno questi frutti per arrivare fin qua. Quindi viviamo, Roberta, nel paese a più alta biodiversità del mondo vegetale, da Agrigento a Bolzano. Quindi cerchiamo di portare i cibi locali, freschi e stagionali, nelle nostre tavole. Questa è dieta mediterranea fatta di verdura, frutta, cereali integrali, olio extravergine di oliva e legumi. Dopodiché tutto il resto, gli animali, in primis il pesce e poi la carne bianca, ci sono quotidianamente nella giusta quantità e nella giusta proporzione verso i carboidrati che non sono qualcosa che ci fa male, ci fa ingrassare un nemico, sono il più grande alleato del nostro organismo, altri cereali integrali del nostro, grano, del nostro grano italiano. E allora qui eh, i vari ministeri, le varie associazioni difendono questi nostri prodotti della natura, più che preoccuparsi di difendere prodotti industriali fatti in Italia. Puntini, puntini, sì. puntini, non amo fare polemiche. Però invece propongo che eh, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, la CIA, la Coldiretti che sono le più grandi associazioni, dei nostri contadini, come li amo chiamare io, e loro si vantano di essere tali, e ci sono sempre ragazzi più giovani della tua età che scelgono la via della terra e di, del sacrificio. E quindi tutto questo faccia sì che noi possiamo tornare a mangiare nutrendoci, perché già c'è una generazione che sono quelli 0-30 anni, quelli nati dopo il 1990, che vengono definiti millennials non solo per i loro consumi di acquisti di elettrodomestici, elettronica, abbigliamento, ma anche sui loro acquisti eh, di cibo. E non sono acquisti favorevoli, tanto che patologie come l'ipertensione, che quando studiavo io 40 anni fa eh, erano malattie della terza età, oggi sono malattie anche dei ventenni. Ringrazio ancora una volta Mauro insomma, per essere stato qui con noi, il dottor Mauro Mario Mariani, medico, mangiologo, come ami insomma a definirti, e docente dell'Università Niccolo Cusano. Innanzitutto, buon Natale, in bocca al lupo, naturalmente, anche a te. Stavolta ci vuole un super cuore per <ride> tutti i nostri telespettatori. E un abbraccio grazie. a te e a tutti voi di un sereno Natale. e Non facciamo più. Programmi con aspettative, facciamo progetti, prospettiamo perché, se noi stiamo bene, ci sappiamo difendere assolutamente da tutto. Auguri, grazie mille, alla prossima. Ecco, a Natale lo avete visto, è importante innanzitutto stare in famiglia, passarlo con i propri cari, sicuramente se avete rispettato poi l'avete la, completato il ciclo vaccinale sarà ancora meglio e più sereno naturalmente questo, questo Natale, ma soprattutto a Natale non si butta via nulla, nel senso che dobbiamo incominciare a capire che è importante non sprecare, è importante arrivare a un'alimentazione che sia ecosostenibile, questo lo dobbiamo fare perché molte volte siamo indifferenti nel confronto dell'ambiente che ci circonda Invece non capiamo che siamo proprio un tutt'uno con l'ambiente e poi, se alla fine non abbiamo più il nostro ambiente, non abbiamo neanche più la casa dove vivere. Quindi è fondamentale anche a Natale non fare sprechi. D'altronde dobbiamo anche rispettare e arrivare a questo punto per tutte quelle persone che purtroppo a Natale magari non riusciranno a passarlo ecco, con un'abbondanza, con una buona insomma, alimentazione. Noi ce l'abbiamo la buona alimentazione, abbiamo la dieta mediterranea e a Natale forse è il momento più importante per riuscire, naturalmente, a valutare valorizzare quello che abbiamo e farla conoscere soprattutto anche eh, ai giovani che invece sono sempre più abituati, ecco come ha detto anche il dottor Mauro Mario Mariani, sono sempre più abituati all'industrializzazione, al, al consumismo che si è creato negli ultimi periodi, ehm, che però non ci porta nessun ehm, apporto proteico, per esempio, per quanto riguarda anche il famoso eh, junk food. Naturalmente è fondamentale quindi ripercorrere, ritornare insomma a quella che è la dieta dei nostri nonni, i legumi. I capelletti in brodo, che di solito si fanno il 26 eh, dicembre. Io con questo naturalmente auguro vi eh, saluto. Ringrazio Matteo Tomasetti alla regia per avermi insomma supportato. Beh, non ci resta che augurarvi naturalmente anche di seguire tutta la programmazione di Cusano Italia TV che non si ferma mai sul 264. Buon proseguimento da Roberta Sias.